Ambasciatori per una giusta transizione inclusiva. Il progetto offre un sostegno finanziario ai giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, singoli, gruppi di giovani o associazioni giovanili che intendono realizzare azioni nella loro comunità. Per aumentare la partecipazione delle persone interessate al passaggio a un'economia verde in una delle regioni dell'Unione Europea impegnate in una transizione giusta. Per essere ammissibili, le domande devono essere presentate da un unico richiedente che soddisfi determinati criteri. L'attuazione dei progetti deve iniziare nel 2023 e non deve superare i 12 mesi. Finanziamento fino a 10.000 euro. Maggiori informazioni su come presentare le domande sul sito web che vedete sullo schermo. La scadenza è il 9 gennaio 2023. La Young Entrepreneurs Challenge invita i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni, con idee imprenditoriali fresche e innovative basate sulla tecnologia, a presentare un video di 60 secondi sul sito web del concorso. I finalisti verranno selezionati in base ai criteri chiave del concorso: fattibilità, innovazione tecnologica e sostenibilità. Il vincitore sarà selezionato da una giuria di esperti del settore. Il premio consiste in una sovvenzione di 11.000 euro per l'avvio dell'impresa, un biglietto per il Global One Young World 2023 Belfast Summit in Ireland, a Belfast. Ciascun finalista riceverà un finanziamento di 1.100 euro per la sua startup. Per partecipare occorre avere un'età compresa tra i 16 e i 25 anni alla data del 1 febbraio 2023, essere residenti e o cittadini di un paese dell'Europa continentale. Per maggiori informazioni su come partecipare e sui criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione, trovate sul sito web in sovrimpressione. La scadenza è per il 20 gennaio 2023. Lo scorso 4 novembre, il punto locale Eurodesk di Ferrara, presso l'Informa Giovani del Comune, ha partecipato con un desk informativo all'evento Youth Carovana 2022. Questo evento rientra in un percorso del territorio dell'Emilia-Romagna, che si snoda in 16 tappe principali e tante tappe locali. L'iniziativa prevede incontri conoscitivi di approfondimento e di discussione organizzati in collaborazione con gli enti locali, che si candidano ad ospitare le tappe del percorso. Obiettivo della carovana è creare una comunità itinerante di giovani protagonisti in grado di valorizzare il ruolo delle giovani e dei giovani come portatori di competenze, valori, energie e talento. Il punto locale Eurodesk di Ferrara, tramite il suo desk informativo, ha potuto incontrare gruppi di ragazzi presenti all'evento e informarli sulle opportunità di mobilità europea. In questo contesto è stato distribuito materiale sulle opportunità di mobilità all'estero e sono stati organizzati singoli colloqui con i giovani interessati a queste tematiche. La situazione abitativa degli studenti internazionali è una sfida di lunga data nell'attuazione della modalità Erasmus+. L'aumento dell'inflazione e la crisi del costo della vita hanno contribuito a peggiorare la situazione. L'Erasmus Student Network e l'Unione Europea degli Studenti hanno lanciato questo sondaggio con l'obiettivo di raccogliere prove e comprendere appieno la situazione. Il sondaggio fa parte di un progetto di ricerca a livello europeo sui problemi di alloggio degli studenti internazionali dell'anno accademico 2022-2023. I risultati dell'indagine contribuiranno a formulare proposte rivolte agli studenti di istruzione superiore, alle autorità nazionali e alle istituzioni europee.
Il sondaggio è disponibile sul sito web che vedete passare sullo schermo.